Ebbene sì, ragazzi, sono nuovamente qui a parlarvi del Samsung Galaxy S5. Se vi ricordate, qualche settimana fa vi avevo portato un video su di lui dove ci stavo facendo modding, avevo installato una ROM custom basata su Android 11. Ho detto perché non utilizzarlo per qualche giorno. Devo dire che in molti casi la mancanza del mio OnePlus 6 non si è sentita, però in alcuni piccoli casi, di quelli lì miei giornalieri, beh, la mancanza del OnePlus 6 si è sentita veramente tanto, però devo dire che ne basta la pena utilizzarlo per qualche giorno, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, come ben sapete, partendo subito dalla ROM che vi ho installato, come ho detto nel video precedente, è la Lineage OS 18.1 basata su Android 11 con aggiornamenti costanti e settimanali. Quindi ragazzi, già il dispositivo con questa ROM è ritornato a nuova vita. E devo dire che, beh, sì, dai, mi è piaciuto utilizzarlo, però, beh, prima andiamo a parlare di quei punti che mi sono piaciuti utilizzando questo dispositivo, ovvero le chicche, e quei alcuni punti che purtroppo, beh, la mancanza di OnePlus 6 si è sentita. Allora, partiamo da alcune schermate uguali al mio OnePlus 6. Per esempio, se teniamo premuto il pulsante accensione e spegnimento, ed ecco qua che compare lo stesso menu che mi compare su OnePlus 6. Quindi posso controllare tutte le carte registrate, posso controllare alcuni dispositivi domotici e posso controllare anche i pulsanti accensione e spegnimento, tranne che per il pulsante riavvio. Però devo dire che questo pulsante riavvio anche su Galaxy S5 mi è tornato utile, cosa che io purtroppo questa opzione non ce l'ho sul mio OnePlus 6 quando vado a cliccarci. Se sul Galaxy S5 io premendo il pulsante riavvia, posso scegliere una delle tre voci, ovvero riavvia, modalità download e modalità recovery. In base a quello che devo fare, vado a scegliermi la voce in cui lo voglio riavviare. E devo dire che questa funzione, beh, in alcuni casi mi è tornata utile perché per installare alcuni pacchetti, alcuni aggiornamenti, dovevo riavviarlo in quella modalità. Quindi questa cosa è stato veramente promosso. Poi l'altra chicca che non ho sul mio OnePlus 6 è l'accensione della torcia con il display spento con il pulsante accensione e spegnimento. Questa funzione mi è tornata utile veramente in molti casi, cose che io con il mio OnePlus 6 dovevo abbassare, sbloccare il dispositivo, abbassare la tendina e attivare la torcia. Con lui invece no. Lì, pulsante d'accensione pronto all'uso, lo tengo premuto giusto 2 secondi e voilà, ed ecco che si attiva la torcia. Veramente molto molto utile. L'altra cosa che viene gestita abbastanza bene, come d'altronde come il mio OnePlus 6, è la modalità del multi Windows. Quindi devo dire che una volta attivata la modalità del multi Windows, devo dire che sia in orizzontale e sia in verticale viene gestita veramente molto molto bene. Poi ragazzi, ritornando nuovamente al menu, ovvero al pulsante di accensione e spegnimento, proprio come il mio OnePlus 6, premendolo 2 volte consecutivamente e velocemente posso attivare la fotocamera. E devo dire che io la fotocamera ogni santo giorno mi serve per fotografare alcuni documenti, per fare delle foto matricolari, per poi inviarle. Devo dire che questa funzione non mi è mancata. Quindi anche questa funzione, beh, mi è tornata utile sul Galaxy S5. Poi, sempre pulsante accensione e spegnimento, cosa che non mi è mancata mettendo nel cassetto il mio OnePlus 6, è lo scatto fotografico attraverso il menu accensione e spegnimento. Devo dire che anche questa mi è tornata, anzi, veramente mi torna sempre molto utile quando devo fotografare dei documenti.
Quindi devo dire che questo Galaxy S5 con questa ROM, ovvero con il modding, è tornato a vivere. E devo dire che si comporta anche abbastanza bene, molto fluido. Diciamo che su qualche operazione ci sta qualche incertezza, però devo dire che si comporta abbastanza bene sia sui social, sia la gestione del multi windows, sia la gestione del task manager, sia la gestione dell'intero menu. Insomma, devo dire che è abbastanza fluido e si comporta anche abbastanza bene. Ogni tanto qualche appuntamento, però devo dire che ci sta. Però devo dire che mi è mancato molto il sensore biometrico del mio OnePlus 6, perché come potete vedere il mio OnePlus 6 ha un tocco molto fluido e subito si sblocca, mentre invece con Galaxy S5, avendo ancora uno dei primi lettori biometrici, purtroppo non funziona affatto. E credetemi, su 20 volte che ho provato ha funzionato una volta. Quindi devo dire che per quanto riguarda il modding e il sensore biometrico di questo dispositivo, purtroppo non mi ha convinto, non funziona. Devo sbloccarlo sempre attraverso il segno, è una cosa che a me non va, magari sono impegnato a fare altro. Il sensore biometrico è molto molto comodo. Allora ragazzi, devo dire che io adesso sono ritornato al mio OnePlus 6 perché mi mancava veramente molto, però devo dire che il Galaxy S5 con il modding, chi ancora lo possiede può farlo ritornare a nuova vita, a parte per il sensore biometrico, perché su 20 volte funzionerà una sola volta. Quindi ragazzi, se lo tenete, vi qua in basso in descrizione, magari anche qua da qualche parte nel video, vi lascio il link a video precedente per poter recuperare tutti i file da scaricare per poter far modding con questo Galaxy S5. Troverete anche una mia guida scritta al blog, sempre qua in basso in descrizione, dal video precedente ovviamente, e potete farci tutto il modding che volete e farlo ritornare a nuova vita. Quindi ragazzi, prendete il vostro Galaxy S5 se ce lo avete ancora e fateci modding, lo fate ritornare a vivere. Allora ragazzi, nulla di che, volevo parlarvi di come si è comportato questo Galaxy S5 e si è comportato veramente molto molto bene. Allora adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, se qualcuno di voi lo possiede ancora, ci ha fatto modding, non ci ha fatto modding, lo tiene ancora lì riposto nel cassetto. Insomma, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, e se questo video vi fosse piaciuto vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mi fa molto molto piacere, a voi non costa nulla, ma per me è un grandissimo aiuto ragazzi, mi aiutate veramente molto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente molto. Quindi iscrivetevi, attivate le notifiche, commentate, condividete, e dopo averli condivisi, ragazzi, ve lo ricordo, anche l'animazione qua in basso, mi trovate anche su Instagram @MythicalSnake, e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube settimana prossima con un nuovo video. Ciao.